Ehi, bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci ritroviamo qua con la nostra video carriera allenatore con il Parma. Raga, so che magari voi vorreste anche vedere il Liverpool, però sapete bene che quando c'è il calciomercato io non resisto, proprio mi piace comprare i giocatori, venderli, fare soldi, smistare i cash. E quindi, raga, anche oggi esce il Parma, poi non vi preoccupate. Domani torneremo a Liverpool. Allora, eravamo rimasti che nell'ultimo episodio avevamo comprato Kluivert, avevamo comprato Oxford, avevamo comprato Adiapong, poi anche Pezzella, Bueno, basta. Ok, avevamo comprato questi 5 giocatori, quindi in sostanza avevamo sistemato la difesa e avevamo iniziato a sistemare l'attacco. Ok, quindi oggi ragazzi come obiettivo abbiamo quello di sistemare tutto il centrocampo, di completarlo e di completare anche l'attacco. Il centrocampo va proprio praticamente fatto perché abbiamo soltanto due giocatori che sono Zaccagni e Ciuduri. Mettiamoci anche Faragò che però per il momento è come trequartista e in attacco ci basta comprare. Un sostituto per Kluivert. Poi per il resto siamo messi abbastanza bene. Comunque, io partirei dai centrocampisti. Allora, indubbiamente l'acquisto migliore che si possa fare è Nicolò Barella dal Cagliari. Ma questo, ragazzi, è proprio una sicurezza. Barella è un giocatore molto forte, che sarebbe molto bello vedere al nostro Parma. Però mi sa che il problema saranno i soldi, perché ho l'impressione che costi abbastanza. In alternativa mi piacciono molto, vabbè, Desi, non sarebbe male riportarlo da noi, oppure anche Bisoli, non mi dispiace. Anche Gonzalez è un altro giocatore di quelli che, insomma, non sarebbero affatto male come titolari, ragazzi. Noi saremmo titolari importanti. Come riserva, poi, tutto il resto vanno più o meno bene, c'è chi costa di più, c'è chi costa di meno, ma bene o male i prezzi sono buoni per tutti. E come riserva, secondo me, ci potrebbero star bene tutti. Quindi io proverei innanzitutto per questi. Quindi, non so, partiamo con un Barella. Proviamo a delegare. Allora, secondo me, ragazzi, un'offerta minima di 8 milioni va fatta. Massima mettiamo tipo 12. Diamo un margine abbastanza ampio e vediamo cosa riusciamo a fare. Poi Gonzales, ci riproviamo, raga. Ci riproviamo. No, ho sbagliato, ho fatto contatta. Proviamo a fare uno scambio con qualcuno. Chi ci avanza? Portieri. Sì. Proviamo. Non ce lo prenderanno mai, ragazzi. Nardi. Però un tentativo facciamolo. Niente. No, non ho visto cosa vogliono. A parte basta far così. Ho un altro giocatore. Un esterno destro. Ok, allora. Ne abbiamo diversi. Dare Siligardi vorrebbe dire comprare un nuovo esterno destro. Che ragazzi, sinceramente, non è che mi dispiacerebbe. Facciamo sto tentativo. Vediamo. Gli interessa e vogliono anche pochi soldi in più. Non mi dispiace la cosa. Facciamo una mini controfferta. Aggiungiamo una piccola clausola per la rivendita, tipo del 4%. E abbassiamo il costo del cartellino a 500.000 euro. Facciamo sto tentativo così. Vediamo. Vogliono il 10%. Un po' troppo. Proviamo ad abbassarla un pochino questa clausola. La mettiamo al 7. Vediamo. E forse ci siamo, ragazzi. Molto bene. Sono contento. 500.000 euro. Il 7% su una futura rivendita. E Siligardi per Gonzales. A me sembra veramente un'ottima offerta. Ci sta, ragazzi. Ci sta. Ci sta. Anche se così poi dobbiamo intervenire per comprare anche un esterno destro. Ma più o meno era nei nostri piani, quindi va bene. Poi facciamo un tentativo anche per provare a riportarci a casa Desi. C'è scritto che possiamo provare tra 6 e 8 e 7. Ma mi sembrano tanti soldi. Facciamo un po' più basso. Mettiamo offerta di partenza 4 e mezzo. Anzi, quanto vale lui? Perché non ho visto. Desi vale 4,8 e quindi 4,5 già non aveva senso. Facciamo 4,8, 5, 5 e 7,5. E vediamo se già così riusciamo a trovare un mini accordo con il Napoli. E poi per finire,
Facciamo un tentativo per Bisoli. Bisoli credo costi più o meno poco rispetto a questi. Quindi mettiamo offerta di partenza, non lo so, 2 milioni, offerta massima 3 e mezzo. Forse ragazzi, basta. Non ne sono sicurissimo, ma potenzialmente potrebbe bastare. Ok. Quindi qua abbiamo fatto e intanto avanziamo. Abbiamo subito un'email, interesse per Cutrone. Vabbè, Cutrone non è più nei nostri piani, non rientra più con noi. Chi lo sta comprando? Lo sta comprando lo Stoke City per 1,5 milioni. Non male. Sì, Gonzalez, aspetta un attimo che voglio vedere un po' cosa mi rispondono anche gli altri. Poi vediamo. Tanto ragazzi, noi andiamo sempre avanti. Siamo 5 agosto. Ancora di mail se ne vedo un po'. Eccole qua, subito due. Offerta per il prestito di Juan Manuel Ramos al Grimsby Town. Beh, Ramos ce lo possiamo anche mandare. Non gioca tipo da 7 anni. Quindi volendo potremmo anche andare. Vai tranquilla Grimsby, bello, vai. Vai a giocare, quantomeno provaci. Abbiamo trovato un accordo per l'acquisto di Desi a 5 milioni, ragazzi. Prezzo che è abbastanza basso perché ne vale 4,8. C'era scritto che potevamo prenderlo tra 6 e 8 e 7. 5 è effettivamente poco. Quindi intanto accettiamo questo prezzo e poi aspettiamo un attimo prima di trattare. Accetta offerta. Vai. E poi tratteremo più con calma. Desi, una cosa che mi spaventa è lo stipendio, ragazzi, perché prende tantissimo al Napoli, prende 52.000 euro a settimana, che noi non ce li abbiamo mai nella vita. Attenzione, Barella 9 milioni è buonissimo, ragazzi, come prezzo. Barella 9 milioni, porca miseria, 9 milioni sono anche pochi, sinceramente, non me lo sarei mai aspettato. A 9 non me lo sarei mai aspettato. E mi sa che trattiamo subito per Barella, perché preso così è preso benissimo. E volevo fare intanto gli allenamenti, se no poi mi sgridate sempre perché non li faccio mai. Discreti ma accettabili come allenamenti, tutto sommato, insomma. Alcuni sono migliorati, alcuni no. Ma va bene lo stesso. Allora, anche senza aspettare Bisoli, io partirei subito a provare a trattare ragazzi per Barella, perché boh, mi ispira troppa fiducia sto ragazzo. Quindi ce lo dobbiamo portare a casa a tutti i costi. Dai, proviamo subito. Allora, ruolo, squadra, vabbè, indubbiamente cruciale, proprio a mani basse. E dovrebbe andargli benissimo, ok. Poi, durata contratto, proprio facile facile 5 anni. E gli vanno bene. Clausola, ovviamente no. Stipendio. Secondo me un trentino di 1.000 euro e Cagliari li prende. Secondo me, eh. Quindi facciamo 30. E il budget vedo lassù che se ne proprio sta andando via. Bonus di 450.000 euro. Ragazzi, abbiamo pochi soldi, bisogna andarci piano. Aggiungiamo anche un bonus a 5 gol che potrebbero essere fattibili. 250.000 euro. Non accetterà mai, però ci abbiamo provato. E ci siamo anche andati parecchio vicini. E mi sa che accetteremo ragazzi, Nicolò Barella, altro super top acquisto del nostro Parma. E questo ragazzi l'abbiamo sbancato con tutta la qualità di questo mondo. Ora però c'è da vedere quant'è Barella, perché se abbiamo fatto una stronzata mi incazzo. 73 ragazzi, di qualità, un grandissimo 73 Nicolò Barella, perfetto, perfetto. E allora a questo punto Desi credo che se ne resterà al Napoli. Ma Gonzales, visto che i ragazzi lo stanno prendendo a niente, a 500.000 euro, io un tentativo lo farei. Sì, sinceramente un tentativo lo farei. Andiamo a trattare, vai. Ruolo lo metterei importante. E dovrebbe andargli bene. Perfetto. Poi, contratto, 5 anni, ce n'ha 19, dovrebbero andare bene. Vo 3, va bene, mi cambia nulla. Clausola, niente, perfetto. Accettiamo subito. E ora vieni. Ah, c'ha già le idee chiare il ragazzo. E allora, ragazzi, va bene, va più che bene. Oddio, limare un pochino e tutto non sarebbe male. Tipo, magari qui un ventino, eh? Che ne pensa? 21, vai, vediamo. Accettali. 22 e mezzo. Già ci ha fatto uno sconto di 1.500 euro a settimana, non è poco. Vediamo se ce lo fa di 2.000 e
e siamo tutti più felici. Dai. No, li vuole. Vabbè, ragazzi, dai, accettiamolo così. Prendiamoci anche Jonathan Gonzalez. Però ho visto una cosa che non mi piace tantissimo, ossia il fatto che questo budget se ne sta sempre più andando, ragazzi. Sono rimasti 3 milioni e dobbiamo ancora comprare tipo 4 giocatori. Mi sa che compreremo 4 svincolati perché la vedo molto triste. Tutto sommato, sono già contento così perché comunque sia ci siamo comprati due ottimi difensori, perché Oxford e Adeyemi sono veramente ottimi. A centrocampo abbiamo una roba pazzesca: Barella, Gonzalez, Zaccagni e ciao. Davanti poi, raga, abbiamo Kluivert. A sto punto ci manca un esterno destro, ma anche barra esterno sinistro, perché volendo Kluivert a sto punto non abbiamo più Siligardi, lo possiamo anche spostare sull'altra fascia. E sì, tanto voglio dire, ragazzi, ci conviene di più indubbiamente comprare soltanto un esterno sinistro piuttosto che dover comprare 18 milioni di esterni destri. Quindi sì, forse ce ne fa così. Dai, non siamo messi male. Il problema è che ora ci manca un po' di budget per completare la squadra, più che altro. Perché almeno un altro centrocampista va preso, visto che non ne abbiamo di riserva. E appunto ci manca anche un esterno sinistro. Però, secondo me, riusciamo a fare qualcosa, indubbiamente. Dai, e andiamo a sbancare tutto. A mio avviso, a sinistra, raga, dovremmo puntare o su Zeccanini della Fiorentina o su Sancho del Borussia Dortmund. O in alternativa uno che nasce esterno destro, però fa tranquillamente all'esterno sinistro, raga, me l'avete consigliato voi, non ci avevo pensato, però effettivamente ci avete ragione. Caramo, ex Inter, cioè sarebbe dell'Inter, però qua è al KN. Come potete vedere fa anche l'ala sinistra, quindi farebbe tranquillamente a caso nostro. Io sinceramente, ragazzi, Caramo un tentativo lo farei. Secondo me potrebbe veramente essere un'ottima alternativa. Però credo che ci convenga prenderlo in prestito, perché ho l'impressione che costi un fottio. Bene, non lo possiamo prendere in prestito. Ok. No, seriamente, davvero non lo possiamo prendere in prestito? Nemmeno se lo facciamo noi il conto. Oh, vacca puledra. È un casino, raga. Bene, ci stavo tanto puntando su Caramo e invece niente. E allora proviamo a comprarlo. Vediamo, dai. Tentiamo uno scambio con Beierano, non accetteranno, ma sì! Ottimo, raga, 10 milioni, dai, non sono tanti, sono tipo troppi. Allora, facciamo così, noi ci mettiamo clausola del 25% sulla rivendita e offriamo 2 milioni e mezzo. Io accetterei proprio a mani basse, accetterei a mani basse, perché il 25% della rivendita potrebbe essere tanta roba. Tanto, ragazzi, so che non accetteranno mai, però vabbè, un tentativo facciamolo. Vabbè, era chiaro, raga, era chiaro e scontato che non avrebbero accettato mai nella vita. E quindi niente, proviamo con Sancho. Vai, vediamo se riusciamo a strappare il giovanissimo talento inglese al Borussia Dortmund. Vediamo se piace a loro un bel Beierano. Secondo me, volendo, potrebbero anche prenderlo, dai. Mai nella vita. Attaccante, perfetto, ne abbiamo soltanto due, quindi no. E offerta semplicemente per il cartellino. Quanto offriamo? 2 milioni, perché abbiamo, ragazzi, 2 milioni, quindi quanto offriamo? 2. Oddio, partiamo un po' bassini, dai, partiamo 1,5 e come minimo ci manderanno a cagare alla bruciata della luce. No, 1,6 più il 2%. Non sarebbe neanche tanto. Facciamo così, modifichiamo la clausola, ne mettiamo un po' di più, mettiamo il 5 e abbassiamo a 1,3. E c'è 10, giusto mi è partito, vediamo. 1,550 più 3%. Ok, quindi ho capito, ragionando in base ai 50.000 euro loro. Se aggiungiamo così, qua possiamo fare 140. In teoria dovrebbe andare bene così, raga. Cosa? Ma non ha senso! No, no, non ha logica! È più alta dell'offerta di prima. Oh, ma che sono impazziti? No, no, 5, 5 e 3%. Vai, accettate questa. Ma cosa? No, raga, non ha senso. Oh, ma dove stanno andando sti pazzi? No, basta. Oh, pazzi. 1,650. Ma che 1,650? Meno, meno. 1,6, vai.
Facciamo finta, non si cambiamo nulla. 1 e 6. Se vabbè, va. Ma avrei rotto il cazzo, Borussia Dortmund, ma vaffanculo. Vorrei dire ci accontenteremo di norvegese strano della Fiorentina, vai. Vieni, vieni, Zecnini. Vai benissimo, non ti preoccupare. E che gli può interessare alla Fiorentina? Secondo me Bejarano li piace a loro. Bello e visto. Come no? Un giocatore che posso fare al caso nostro. Però mi sa che vogliono una alla destra, effettivamente, eh. Ma no, vogliono Frediani. Ma prendi, me lo importi una sega, vai, vai. No, il bene nel Frediani. Qualcun altro? Non esiste? Non esiste nessuno. Bene, allora facciamo un'offerta tutto cash e via. 1.000.000 e 6 più i 5%. Non so, ragazzi, quanto possa costare, eh. A caso. E infatti, proprio a caso. Oioio, e chi si compra ora? Allora, intanto ci compriamo il centrocampista. Prendiamo Bellegarde. Vediamo se riusciamo a stappare un prezzo buono. Dovrebbe costare poco, raga. Dovrebbe costare veramente poco Bellegarde. Non dovrebbe forse nemmeno avere 65 di overall. Quindi, in teoria, dovrebbe costare veramente poco. E loro si prendono Nardi. Ne sono sicuro. Non si prendono Nardi. Vogliono la sinistra. Vai! Frediani, fai il tuo dovere! Sì! Pochi soldi, finalmente! Guà, proprio perché mi stanno simpatici. 175.000 euro e l'1% sulla rivendita. La sbanchiamo, raga. No, guardate, però 135.2. Perfetto, number one, Bellegarde. Ce lo portiamo a casa. È comunque un problema perché ci mancano due esterni sinistri adesso. Però ci penseremo dopo a quello. Non è una cosa fondamentale adesso a cui pensare. Fondamentale sarebbe prenderlo Bellegarde, perché effettivamente se rimaniamo lì a guardarlo in faccia, magari non è che proprio si va da nessuna parte. Ok, allora dovrebbe prendere anche pochissimo di stipendio. Quindi turnover. Addirittura turnover. Vieni, vieni, bello, vieni. Durata contratto 5 anni. Proprio facile. Perfetto. Clausola, ovviamente no. Perfetto, stipendio, io direi proprio di tranquillità 2.000 euro. Bonus di ingaggio 80.000. Aggiungiamo un bonus alle 10 presenze 40.000 euro. Io accetterei subito. No, però siamo andati vicini. Ci è mancato poco. Allora vediamo di far così. No, a parte ragazzi, vabbè, facciamo un po' di sconto, so 3.000 euro. 3.000 euro e il resto va bene, vai, vediamo. No, 3-2, vai. 3-2 aggiudicato. Nuovo acquisto, Bellegarde. Ah, addirittura 65. Buono, mi aspettavo anche meno, ragazzi. Beh, 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 beh. Allora intanto si va avanti, visto che comunque sì, a sinistra siamo veramente in condizioni precarie. Sì, aspetta che la trattativa avrà inizio, Desi, eh. Sì, aspetta lì, aspetta tranquillo proprio. Guarda, ti prenderò sicuro, sì. Come no? No, a parte scherzi, raga, noi dobbiamo assolutamente comprare qualche esterno sinistro, perché in queste condizioni non si può andare avanti, siamo senza. Che vuole il Milan? No, sinceramente, cosa vuole il Milan da Petagna? No. Non mi sta bene a mano, ragazzi, per nulla. Vieni, vieni. Lo volete? Parliamone. Dateci i soldi, perché sennò Petagna è un ve lo mando. L'abbiamo tirato su noi, con fatica. E voglio i soldi adesso. Vieni, vieni. 40 milioni, se voi lo volete, il Petagnone. Tanto per chiarirsi. Vai, avanza. Sculo, sculo. Niente, me lo tengo io, Petagna. Schifoso Milan, è mio, non me lo rubate, non ve lo portate così, tanto perché da voi. No, è vero che siamo in crisi di soldi, ci manca anche i soldi per comprare da mangiare, ma non è un problema. Andremo a rubare le spazzature pur di far qualcosa. Petagna rimane con noi. Senti, il discorso mi tocca fare, ragazzi. Fate finta, non abbia detto niente. Allora, riprendiamo. Torniamo alla nostra sanità mentale, anche se sta un po' scomparendo. Accordo per Bisoli, sì, è bello. Aspetta che lo compriamo, Bisoli. Ristabilito Ciuduri, meno male. Ok, bisogna fare gli allenamenti. Vediamo un po' come vanno stavolta. 3, 2, 1.
Parecchio bene, Oxford benissimo, diciamo tutti bene, che alla fine sono andati effettivamente tutti bene. E niente, volevo un secondo ragazzi vedere chi c'è sulla lista svincolati, perché mi sa che ci possiamo permettere quelli noi, giudicando la situazione in cui stiamo. Sì, ma io Realte non lo voglio comprare. Io Realte mi rifiuto di portarlo al Parma. Proprio mi rifiuto. Esterno destro c'è qualcuno? Singh. Bello! Nemmeno gli svincolati ci possiamo comprare da quanto fanno schifo. Sui mercato, tanto perché... Nicastro. Popa Ehlers. Rodriguez. Minchia, bello raga, eh. Mamma mia, dei top player in vendita. Alla sinistra, Binakai e Gerzen. Tutti i fenomeni, insomma, mi dicevano. Sì. Bello, 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 bello. Sì. Ormai ci siamo, in prestito. Ah, in prestito c'è Woodburn, Sambu. In prestito non c'è brutta gente. Hazard. Oddio, lo voglio! Schiappacasse! Che nome c'ha questo? No! No! È la fine, raga, lo voglio! Schiappacasse! Non te l'hanno trovato! Ho aggiunto un po' di ali sinistre, adesso, raga, ve le fo vedere tutte, perché alcune veramente non hanno logica di esistere, però ci sta. Allora, abbiamo Hazard, Schiappacasse, Gonzales, Giaccherini, Chebano. Raga. Due da questi cinque li dobbiamo tirar fuori. In qualche modo li dobbiamo tirar fuori. Non so come, ma li tireremo fuori. E Schiappacasse lo voglio in squadra, assolutamente. No, a parte gli scherzi, allora. Giaccherini, raga, l'ho messo perché tra questi sarebbe quello più forte. E potenzialmente l'unico che verrebbe. Cioè, potrebbe venire in prestito anche. Non l'ha acquistato di recente. Non è mai vero. Io odio FIFA, raga. Io odio FIFA, le loro trattative, le loro cose strane. Non l'hanno acquistato ora. Non è vero, ma. Oh, non è possibile. Chebano in prestito? Ma quando? È da 3 anni che Chebano gioca nel Fulham. No, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Vabbè. E niente, e allora Schiappacasse e via. Ah, per Schiappacasse però lo possiamo fare il prestito, eh. Ma guarda se sto gioco mi fa girare coglioni anche davvero. Io boh. Prestito 2 anni. Facciamolo a modo. Poi fase 2. Pagamento dello stipendio. Un bel 40 e 60. Secondo me va bene. Già finito? Quindi in teoria, raga, Schiappacasse è nostro. Se non ho capito male. No, infatti non ho proprio capito un cazzo, mi sa, perché non lo vedo. Che ci devo fare a uno Schiappacasse? Boh, vabbè. Aspettiamo, intanto facciamo anche per qualcun altro. Chi possiamo prendere tra Hazard e Gonzales? A me sinceramente mi spiace più Gonzales. Hazard c'ha il cognome, però quell'altro c'ha l'ignoranza. Boh, non lo so, raga. Andiamoci di cognome e puntiamo su Hazard. Contattiamo per l'acquisto, vai. Cioè per il prestito, però va bene lo stesso. Allora, vediamo un po'. 2 anni? Ormai ci siamo. Ok. Tonio, pensiamo allo stipendio. Vediamo un po'. Quanto prende quest'altro? Boia, no. 15,85, sì, ci mancherebbe altro. Sì, 60 e 40. Oh, con te, mi fai girare coglioni, vai. 25 e vi sto facendo un regalo. Sì, 50 e 50, belle fighe. No. 30. 40. Però ci stiamo arrivando, raga, eh.
La via di mezzo, 35 e tutti contenti. Ma cosa? Conte. Ma vaffanculo. Proprio detto sinceramente. Gonzales, almeno te. Dai. So che per te riuscirò a strappare un buon prezzo. Quantomeno ci proverò. Allora, 2 anni. Ok. E veniamo al dunque. Sì. 60 e 40, aspetta, no. 45, visto che prende poco. Bravo, Bomber! Vabbè, a sto punto, raga, ci siamo fatti tipo i due peggiori esterni sinistri sulla faccia della terra, però quantomeno ne abbiamo due. Non è poco. Potevamo tenerci Frediani, sarebbe stato uguale. Però, ok, va bene lo stesso. Qua cosa abbiamo? 18 milioni di miliardi di mail, giù, poi. Allora, sono in grado di giocare. Fa piacere. Conferenza stampa, e la facciamo subito. No, non giocatore, assolutamente no. Motiva tutto. Qui si chiude. E qua si avanza. Ok. Chiaramente, raga, il match contro la Cremonese lo skippiamo. Abbiamo preso Schiappacasse, mamma mia, super mega iper acquisto della vita. E per la Cremonese lo mandiamo subito in campo, con tutta l'ignoranza. Sì, Pezzella va a letto, vai Pezzella, vai. Dov'è Schiappacasse? Guarda là com'è, 66, me l'aspettavo anche più scarso. E Gonzalez 65. Raga, ma di che stiamo parlando? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma che fenomeni abbiamo comprato? Ma, cioè... Basta, basta. Qua abbiamo spaccato tutto. Ormai, cioè, Gonzalez 65 ce l'abbiamo soltanto noi. Non vorrei dire Schiappacasse titolare 66. Soltanto il Parma ce l'ha. Ecco, tanto per chiarirsi. Guadalara, cioè, abbiamo una squadra, raga, che fa paura. Poi, cioè, uno vede in attacco Kluivert 76, Petagna 79 e Schiappacasse. Finito. Andiamo a simulare, va, è meglio. È meglio, raga. Comunque, a parte gli scherzi, il mercato in teoria lo possiamo considerare finito, perché in pratica non abbiamo più budget e abbiamo comprato tutti i giocatori che dovevamo comprare. Ce la facciamo a battere sta Cremonese? Che giocano con Uicani in porta? No. Ah, meno male, Edera, meno male. Cioè, 1-1 la Cremonese in casa, in Coppa Italia? Ai supplementari addirittura? Perdiamo anche per il gol di Perrulli? È uno scherzo! Ah! Meno male che esiste Edera! Meno male! Non commentiamo, raga, che è meglio. Perché... Ah! Ci sarebbe veramente da ridere. Purtroppo è tutta colpa di Schiappacasse, che porta male alla prima, così non ci siamo. Comunque, per oggi, raga, il video lo chiudiamo qua. Altro che Roma, sì, siamo già tipo a 48 milioni di minuti di registrazione. Sarà meglio interrompersi prima di fare un episodio che durerà all'incirca 96 minuti. E nel prossimo, a sto punto, arriveremo fino in fondo al mercato, giocheremo contro la Roma e... Se non ci dovesse voler troppo tempo arrivare in fondo ai mercato, giocheremo sia contro Lazio che contro il Crotone. Se no, sfideremo semplicemente Roma e Lazio, così da toglierci subito di mezzo le romane e da finire il calciomercato. Comunque, sicuramente giocheremo almeno 2 match. E poi da vedere un pochino come si evolverà il mercato, ma considerando il fatto che noi siamo senza soldi e vorrei evitare il più possibile di vendere gente, visto che appunto di soldi ne abbiamo veramente una miseria. E direi, ragazzi, che sì, ci conviene star tranquilli così, anche perché la squadra mi sembra completa ora essenzialmente. Poi magari consentiamo anche voi. Tutto al più potremmo provare a portarci a casa un portiere. 3 milioni ancora ce l'abbiamo, forse un portiere riusciamo a prendere, anche volendo a questo punto, ora che vedo un attaccante come riserva, ma sono cose secondarie che alla fine non ci servono proprio. Cioè non. Sì, diciamo sono facoltative, va, mettiamola così. Quindi, per oggi, raga, spero che quel video vi sia piaciuto. Anche oggi abbiamo fatto, secondo me, un mercato comunque buono. Non a livello di quello di ieri, perché ieri
Mi ha fatto della roba allucinante, forse anche soltanto per Kluivert. Però comunque, Gonzales, Barella, Schiappacasse, e dove stanno? Bellegarde e Gonzales sono tutti ottimi giocatori. Sarebbero più che altro tutte quasi riserve, tranne che Gonzales e Barella. Il resto sarebbero tutte riserve. Però va bene lo stesso. Quindi, appunto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, rispolliciare, commentare, condividere, soprattutto commentare. E dunque, ragazzi, direi che possiamo vedere domani con il Liverpool. Buona!